17ª lezione, corso base di fotografia, ovviamente, di Francesco Verolino. Corso base fino a questo punto, dove io ho illustrato il funzionamento della macchina fotografica e come noi ci dobbiamo rapportare alla macchina fotografica. Aspetti fondamentali che vanno bene per tutti, per chi è agli inizi, per chi è un po' più avanti, ma io direi, poiché in ogni video ho inserito sempre qualche cosa per fotografi avanzati, delle indicazioni per fotografi avanzati, se appartiene a una di queste tre categorie, io ti consiglierei di andarlo a vedere e quindi di approfondire tutto quanto. Per fare questa cosa è facile, cioè devi vedere tutti quanti i video dal primo fino a quello di ora nell'ordine esatto nel quale sono stati caricati e troverai tutto quanto, quindi nella playlist corso base di fotografia. E ovviamente, poiché è sponsorizzato da me tutto questo, io ti invito a mettere prima di tutto un like a questo contenuto e a tutti i video che vedrai e poi soprattutto ad attivare una campanella, perché su questo canale troverai sempre indicazioni utilissime. Io di solito ascolto le richieste che mi arrivano, quindi nel momento in cui voi avete delle richieste da farvi, fatele, mi fa piacere, perché poi io metto in coda gli argomenti. E dovete sapere che il legame fra me e la mia comunità è fortissimo, quindi io ci tengo molto a far sì che tu entri nella mia comunità, è una cosa importante. Il canale cresce, i contenuti migliorano e ci saranno tantissime altre novità. Allora, nell'ultimo video in particolar modo io ho affrontato un discorso che è quello di una ricapitolazione, di un recap di tutto quello che c'era prima. Video secondo me utile, che non è semplicemente una sintesi, ma è qualche cosa che va già in estensione rispetto ai concetti base che ho affrontato dall'1 al 15. Però in tutti i casi dobbiamo dare una direzione e questo è un video di direzione. La direzione è tutto quello che supera e che in qualche maniera noi dobbiamo studiare relativamente alla fotografia e che supera il corso di base, quindi tutto quello che supererà quello che abbiamo detto in questa versione. Ora, la sintesi è che noi sappiamo perfettamente che il processo di produzione di un'immagine nella fotografia moderna è composto da due fasi. Prima fase è quella dello scatto, seconda fase è quella della post-produzione. Io, agganciato a questo corso base di fotografia sul come un fotografo deve conoscere la macchina, inserirò anche un corso base di post-produzione, in modo tale che così si può avere un'idea completa di tutto quello che comporta poi conoscere il processo produttivo delle immagini. Quindi non voglio dire che oltre al corso base di fotografia c'è la post-produzione, perché è un pezzo comunque a parte che noi tratteremo. Ma in quale direzione chi inizia o chi è più avanti deve investire? Cioè in quale direzione deve andare a ricercare quelle informazioni che poi lo metteranno nella condizione di dire: ok, sto migliorando. E allora tutte quelle aree che in qualche maniera noi dobbiamo conoscere. Ora, premesso che questo video doveva essere di conclusione, però ci sono due argomenti che poi completeranno questo corso base di tecnica fotografica, che sono due argomenti che sono completamente trascurati di solito nei corsi base, e io ve ne voglio parlare a conclusione del corso. Quindi ci saranno, oltre questa che è la 17, la 18 e la 19, almeno la previsione per ora, e poi dopo vedremo. Allora, argomenti che noi in qualche maniera dobbiamo conoscere nel momento in cui vogliamo migliorare la nostra fotografia sono sicuramente degli aspetti che fanno parte poi, direi anche delle tecniche avanzate. È ovvio che fino a questo punto voi avete avuto la possibilità di, proprio per la cadenza del corso, di maturare anche un'esperienza che è limitata alla macchina. Probabilmente, quasi sicuramente, i risultati non saranno stati soddisfacenti, ma è naturale ed è normale, perché dobbiamo fare altri ragionamenti ancora, soprattutto quelli sulla post-produzione. Ora, io ragiono in una maniera dove all'interno di questo rettangolo che noi chiamiamo fotografia e sul quale abbiamo imparato ad esporre bene e abbiamo imparato a conoscere la macchina fotografica per riuscire a fare un click consapevole, e voi state facendo tutti gli esercizi del caso,
dobbiamo in questo rettangolo fotografia inserire qualche cosa. Allora, è ovvio che quando si è all'inizio ancora non si ha una specializzazione in merito ad un genere, quindi all'inizio di solito succede che andiamo in strada e facciamo quella che pensiamo sia un po' di street photography, poi magari facciamo un paesaggio, poi un ritratto, poi magari potrebbe succedere che un amico ci invita a fare avifauna e ci rendiamo conto che non abbiamo l'attrezzatura corretta e che quindi dovremmo investire in macchine e così via. Stessa cosa per l'astrofotografia, anzi i lenti, oppure un po' di fotografia sportiva, perché magari andiamo al Giro d'Italia oppure ad una partita di calcio di nostro figlio. E quindi in queste sono tutte le occasioni nelle quali portiamo la nostra macchina fotografica e ci esercitiamo e ancora non abbiamo scelto il nostro genere. Allora, il primo punto nel quale noi dobbiamo andare ad investire è quello di selezionare un genere. Allora, è vero che magari può essere bello fare tutto, però è anche vero che un genere, quindi una specializzazione come la street photography, la paesaggistica o appunto i portrait, richiedono un approfondimento verticale e ci sono tecniche specifiche in quella direzione. Quindi sono tecniche avanzate per la street photography, per la paesaggistica, per i portrait, per tutti i tipi di fotografia che voi potete immaginare. Sono tecniche avanzate in quella direzione e poi successivamente, quindi non è il problema da andare a risolvere subito, abbiamo addirittura quelle che si possono definire le tecniche proprietarie, cioè le tecniche che un fotografo avanzato, quindi che sa il fatto suo, sviluppa e mette a punto per conto proprio e che fanno parte poi dei suoi segreti. Se fanno parte dei suoi segreti, evidentemente non sarà disponibile a darveli, tranne io che di solito dico sempre tutto. Ma vuol dire che voi dovete, arrivato a un certo punto, anche sviluppare delle vostre tecniche relative a quello che poi è il genere sul quale vi state andando a inserire, quindi che avete scelto per la vostra immagine. Detto questo, che le tecniche avanzate sono quelle che in qualche maniera riguardano un genere che noi abbiamo scelto e quindi ovviamente non è possibile investire in tutto, ed è ovvio che investire poi in un genere specifico vuol dire anche fare degli approfondimenti in termini di attrezzatura, fare degli approfondimenti in termini, io direi, di post-produzione, perché ogni cosa è differente, studiare ancora di più, e probabilmente questa cosa è da delegare sicuramente ad un corso che è realizzato poi di persona, quindi è difficile trasferire le informazioni senza riuscire a correggere o fare una chiacchierata con grande interazione tra un discente e qualcuno che ti vuole insegnare. Però chiudiamo l'argomento. Dovete sapere che dopo ci saranno tecniche avanzate che non tratteremo nel corso e che fanno parte di quello che è poi il genere. Io non potrei mai fare un corso avanzato di paesaggistica perché non è un genere che conosco, o meglio, non mi sono mai specializzato in quel genere, e quindi mi mantengo nella mia fotografia, che è la fotografia di strada. Questo per farvi capire poi come ognuno di noi si va a specializzare in determinati ambiti. Ma detto questo, ci sono delle cose, invece io direi quasi delle tecniche, sono comunque delle tecniche avanzate, che non sono legate in nessuna maniera a quello che è poi il genere. E queste cose sono lo studio ulteriore che noi dobbiamo andare ad aggiungere. Allora, io direi uno degli aspetti fondamentali che poi differenzia un fotografo rispetto a un altro è sicuramente quello della composizione. La composizione è come io vado ad inserire in questo rettangolo fotografia il contenuto e gli elementi. Stiamo parlando di un fatto che è a metà tra un geometrico, io non parlo di regole ma parlo di equilibri, ed è una cosa completamente differente. Di solito ai corsi base si parla di regola dei terzi per indicare come va posizionato il soggetto, però la composizione è un fatto legato all'equilibrio, ad un qualcosa di completamente differente.
ed è qualcosa a metà tra un fatto geometrico e un fatto legato al significato che noi vogliamo dare alla fotografia. La composizione è la base. Ora voi dovete sapere che un fotografo rispetto a un altro fotografo si differenzia grazie alla composizione fotografica. Quindi se voi andate a vedere gli autori maggiori che noi abbiamo avuto negli ultimi 100 anni, voi noterete sempre una modalità di comporre l'immagine in una maniera differente. Comunque la composizione è fondamentale. È fondamentale ed è importante, prima ancora di acquisire degli schemi di composizione, comprendere due cose: come si legge la composizione degli autori bravi, quindi di quelli che effettivamente hanno fatto la storia della fotografia fino a questo punto, e poi comprendere quelli che sono gli elementi che influenzano la composizione delle nostre fotografie. Argomenti fondamentali, cioè proprio l'inizio. Poi dopo ognuno di noi sperimenterà per arrivare ad un punto. La composizione è fondamentale. Io ti dico questo perché sul mio sito lo puoi trovare, tra le altre cose, è in offerta fino a domenica, quindi per forza di cose te lo dovevo dire, il corso, la masterclass sulla composizione fotografica la puoi trovare fino a domenica 18, dopo tornerà al prezzo ordinario, anziché a 100 euro a 45, perché ho regalato per il mio compleanno, lo so, già lo sai, qualcuno già lo sa, ma ho regalato la masterclass, un coupon di 55 euro sulla masterclass sulla composizione fotografica. Allora, detto questo, che è per me un aspetto al quale io ti volevo in qualche maniera segnalare, la composizione è l'aspetto che molte volte è trascurato. Non a caso io ho realizzato 5 ore e mezzo di contenuti e 27 video sulla composizione fotografica, proprio perché secondo me è la base di partenza. Cioè, senza composizione noi non avremo una fotografia di qualità. E quindi avremmo già superato a quel punto un altro step, perché se abbiamo capito come esporre, come mettere a fuoco e come mettere gli elementi all'interno della nostra immagine, questo vale per tutti i generi, quindi è una cosa fondamentale per tutti i generi, avremo la possibilità di accedere ad un ulteriore punto di studio che è fondamentale, è quello degli autori. Ora è ovvio che un libro fotografico ha il suo valore, nel senso che è bello averlo, è bello andarlo a rivedere. Io ne ho alcuni e vi devo dire la verità, ogni tanto, anche se non le ho dimenticate le fotografie, le vado ad aprirle per rendermi conto per bene di quello che c'è e di come gli autori hanno interpretato tante cose, la loro modalità di espressione, la loro composizione, il loro modo di costruire i loro racconti e quindi di come vanno a mettere insieme gli scatti per inserire, per avere poi una coerenza complessiva. Vado a studiare poi quello che è lo stile di un fotografo, che fa, nel quale la composizione è una delle componenti fondamentali, ma lo stile è caratterizzato da tanti altri fatti. Questo fatto, lo stile, la propria identità visiva, perché è più corretto definirla in questa maniera, quindi l'identità visiva di un fotografo. Allora, questo è un ulteriore punto di investimento, è un ulteriore punto dove vi dovete armare di pazienza. Potete avere diverse fonti, quindi andare ad una mostra, primo aspetto, col quale magari vi potrete anche confrontare con l'autore. Potete acquistare dei libri, potete andare su Instagram o su internet e vedere le immagini. Alcuni autori hanno anche immagini in alta qualità, quindi è possibile effettivamente fare un lavoro già in quella direzione. Qual è il bilanciamento che noi in qualche maniera dobbiamo dare a tutti quanti questi aspetti? Quindi quello dello studio della tecnica, delle tecniche avanzate per il nostro genere, degli autori. È ovvio, dipende in quale fase noi siamo, in quale fase noi ci troviamo della nostra evoluzione fotografica. Già da oggi voi potete cominciare a capire gli autori, cominciando a vederli uno alla volta e magari leggendo qualche cosa su ogni autore. Anche su internet, su YouTube, alcuni li ho fatti anche io, ci sono una serie di contenuti proprio sugli autori, quindi una lettura tecnica degli autori.
Quindi questo già può essere una cosa che vi può in qualche maniera orientare. Io ho inserito una playlist che si chiama Ispirazione, Inspiration, e quindi voi lì potete andare e trovare già gli autori che a me piacciono, dei quali poi mi sento abbastanza tranquillo di poterne parlare. Questo aspetto, quello degli autori, è fondamentale, paradossalmente è una delle cose che vi farà crescere di più nel momento in cui voi avete acquisito però una capacità critica nei confronti dei lavori degli autori. Questo è un fatto fondamentale. Allora, aspetto tra le altre cose che è un ulteriore punto di sviluppo e di miglioramento è quello della comprensione, poi io direi anche delle uscite delle nostre fotografie. La stampa è di per sé una tecnica, come è una tecnica anche il fatto di avere un proprio pubblico da coltivare attraverso i social. È un aspetto trascurato, cioè noi italiani, tra le altre cose, secondo me lo conosciamo poco e facciamo confusione tra la ricerca di like e invece il fatto di avere una relazione col proprio pubblico. Questo è un altro punto di sviluppo, perché è un altro punto di crescita, perché le critiche o i gradimenti o i non gradimenti che vi possono arrivare attraverso i social sono una metrica di valutazione del nostro lavoro. Sono contrario ad iniziare subito, è una cosa che dobbiamo invece iniziare quando abbiamo una maggiore maturità. Maggiore maturità vuol dire investire ancora una volta in uno degli aspetti più importanti. Cosa metto? Quindi non il come metto, ma cosa metto all'interno di quel riquadro che chiamiamo fotografia? Quindi quali sono i soggetti che cercherò, quali sono le storie che voglio raccontare, quali sono, soprattutto sulla fotografia di strada, quali sono gli elementi sui quali io voglio giocare per poter attrarre l'osservatore delle mie immagini. Allora, questo aspetto è fondamentale. E proprio perché è fondamentale quello del contenuto, dobbiamo avere una certa, del contenuto e della maturità, dobbiamo avere una certa calma a procedere nella pubblicazione su Instagram, ma anche quella va fatta con criterio. Io vedo tanti che si sfiacchiscono a pubblicare una fotografia al giorno, quindi a fare contento l'algoritmo, mentre invece molte volte il problema è di fotografie monotone e che non vogliono dire niente, e quindi è un problema di utilità e di contenuto di quell'immagine. Quindi questo fatto è importante e noi dobbiamo cercare poi ovviamente di comprendere bene tutti quanti questi aspetti. Quindi il corso base rappresenta per me un 15-20% del percorso di un fotografo. Le basi devono essere solide, ma non sono inevitabilmente sufficienti per poter dire ok, ho compreso e ho capito la fotografia, in questo momento mi sento fotografo. Anche se la tua fotografia ha un'esposizione corretta, o è messa a fuoco bene, oppure hai capito, io direi anche come post-produrre bene l'immagine, ci sono degli aspetti che rappresentano effettivamente una componente molto alta di tutto quanto, che sono tutti quelli collaterali rispetto alla tecnica. Alcune sono tecniche avanzate, ma in tutti i casi sono il reale aspetto di studio di un fotografo che ha un suo perché. Ragazzi, è inevitabile che in questo percorso di conoscenza io non metto la conoscenza delle macchine, perché la macchina fotografica, lo sapete, in alcuni generi è fondamentale, e parlo per esempio dell'avifauna oppure nell'astrofotografia, cioè in quelle fotografie dove l'attrezzatura è una componente importante, in altri, come per esempio la fotografia di strada, assolutamente ha un peso del 10-15%. Quindi investire nel 10-15% non è come investire magari su se stessi con una competenza e sulla propria maturità. Quindi è fondamentale. Si chiude qui la lezione numero 17, e quindi si chiude la lezione numero 17, ma si aprono tanti percorsi che fanno parte anche un po' di quella che è nella realtà l'educazione che un fotografo deve avere. E nelle ultime due lezioni noi affronteremo due argomenti che, come vi ho detto, trascuratissimi. Quindi, se non l'hai fatto, campanella,
iscriviti, se no non ha senso, iscriviti, campanella, like al contenuto, questo è fatto alla fine, un abbraccio a voi e alle vostre famiglie, vi saluto, non so che altro aggiungere a questa lezione numero 17 del corso base di Francesco Verolini, a prestissimo.